Vittoria interna per la Vigor per Conti di Delle Fratte nella 23esima giornata del campionato Under 15 Elite Girone B. I Blaugrana quest'oggi maglia bianca battono il Colleferro al 15esimo posto della classifica 1-0 con gol decisivo da parte di Di Biagio. Vigor che scende in campo con Bertini, Scalia, Di Cicco, Tognozzi, Rossi, Faina, Castellani, Antonuccio, Di Biagio, Ardella e Massa. Colleferro che risponde con Giunta, Mollica, Alessi, Folati, Lepri, Culloica, Mattia, Frattali, Corsi, Lorenzi e il Bejadì. Prima azione offensiva da parte della Vigor per Conti, palla in profondità per Ardella che prova il pallonetto, para Giunta. Colleferro che prova invece il primo tentativo al minuto numero 10, Frattali prova da fuori, palla alta sopra la traversa. Al 13esimo Vigor per Conti in vantaggio, azione splendida, Corari, finalizzata da Di Biagio che non può far altro che spingere in rete. Vigor 1, Colleferro 0. Al 19esimo ancora Vigor in proiezione offensiva, calcio di punizione ribattuto dalla barriera rossonera, poi altra conclusione che Giunta riesce a far sua. Al 24esimo altra azione in profondità da parte della Vigor per Conti, è Faina a dare in là con Alfera che arriva in area di rigore, la conclusione che termina però sul fondo. Ultima occasione del primo tempo sul calcio di punizione, sfera che poi arriva per il cross, colpo di testa da parte di Antonucci che trova il palo con Colleferro che si salva. Il match va nella ripresa, al primo minuto cross da parte di Di Cicco con sfera che arriva in area di rigore, Castellani prova la battuta, poi Massa non trova la sfera, ottimo Giunta tra i pali. All'ottavo ancora Vigor per Conti, pericolosa cross da destra e di nuovo Castellani gira a fil di palo, sfera che termina però sul fondo. Vigor che gioca praticamente ad una metà campo, al 16esimo cross ancora dalla destra e di nuovo Castellani si divora letteralmente il gol del raddoppio a porta vuota. Ancora Vigor alla minuto numero 22, rimessa da parte di Scalia con Ardel che prova il destro da fuori, palla che termina a fil di palo. Al 35esimo Colleferro che prova il tutto per tutto, conclusione deviata in corner, poi match che termina qui.